Alla fine la politica ha vinto il braccio di ferro con i tecnici. Il ministro dell'economia Tria, che deve la sua nomina al no di Mattarella al nome di Savona, inizialmente proposto dal governo giallo-verde, dopo molte resistenze ha gettato la spugna, accettando che nel DEF, il documento di economia e finanza, il deficit salga al 2,4%, mezzo punto in più rispetto all'1,9% del 2017. Possono sembrare numeri poco significativi, ma da un punto di vista economico la differenza è sostanziale. In pratica significa che dopo anni di austerità e tagli, riduzione dello Stato sociale e contrazione dei salari e pensioni, tutte misure dolorosissime che non solo non hanno riportato in ordine i conti italiani, ma che al contrario hanno peggiorato il rapporto debito-PIL, passato negli anni delle misure responsabili dal 121% del 2011 all'attuale 131%, ora si cambia direzione, andando verso una politica espansiva di sostegno al reddito e ai consumi. Grazie al maggiore deficit, il governo potrà abbassare le tasse al 15% per oltre 1 milione di lavoratori. 400.000 persone potranno andare in pensione grazie al superamento della legge Fornero. Le pensioni minime saliranno a 780 euro. Saranno stanziati 1,5 miliardi di euro per risarcire i cittadini truffati dalle banche e dulcis in fundo, con 10 miliardi di euro si potrà garantire il reddito di cittadinanza, una misura di sostegno presente praticamente in tutti i paesi europei, ma che noi non avevamo. In pratica, il governo giallo-verde darà seguito alle promesse fatte in campagna elettorale che, secondo la maggior parte dei commentatori, sarebbero rimaste solo sulla carta. La finanziaria del popolo, come l'hanno ribattezzata Di Maio e Salvini, in maniera che potremmo per alcuni aspetti definire rivoluzionaria, stabilisce due principi che erano stati cancellati a seguito dell'egemonia del pensiero unico liberista e dell'imposizione delle tecnocrazie europee e globali sulla politica. Il primo principio, di natura economica, è un ritorno a una forma di keynesismo, con investimenti, anche in deficit, per stimolare la domanda di beni e servizi, l'occupazione e la crescita economica. La dottrina di Keynes, applicata largamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando la maggior parte dei paesi europei era in ginocchio, si è dimostrata vincente, perché la forte crescita economica generata dagli investimenti ed il conseguente aumento del gettito fiscale ha consentito non solo agli stati usciti dal conflitto con le ossa rotte di riprendersi, ma ha generato una forte crescita dell'occupazione e un miglioramento sostanziale delle condizioni sociali dei cittadini, che ha assicurato la democrazia e la pace sociale nel dopoguerra. Più recentemente il Giappone di Shinzo Abe, paese con un debito pubblico quasi doppio rispetto al nostro, ha optato per una politica di investimenti fortemente espansiva e questo non solo non ha peggiorato i conti pubblici, ma al contrario li ha migliorati, consentendo al paese del sollevante una robusta crescita del PIL e il crollo della disoccupazione sotto il 3%. Il secondo importantissimo principio che il governo Conte stabilisce con il DEF è di natura strettamente politica e riporta la sovranità sulle decisioni strategiche del nostro paese al voto democratico del popolo italiano. Questo governo, composto da forze politiche che hanno ottenuto con una legge proporzionale oltre il 50% dei voti, dopo decenni di governi che, quando andava bene, erano stati votati dal 40% degli italiani con una legge incostituzionale e che oggi, nei sondaggi, è stabilmente accreditato sopra il 60%, riconosce negli elettori i suoi azionisti di maggioranza a cui dover rispondere e non nei burocrati di Bruxelles, nei tecnici di Via 20 Settembre, negli analisti delle banche di affari americane o delle agenzie di rating. Un principio politico che in tempi normali sarebbe ovvio, ma che oggi è rivoluzionario.